parte dalla fabbrica occupata dai lavoratori, dalla FIMER di Terra Nuova Bracciolini, la raccolta firme promossa dalla CISL a livello nazionale per una legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende. Quella di FIMER ormai, oltre che essere una vertenza nazionale, è diventata anche un simbolo della difesa del lavoro e dei diritti. Mai luogo potrebbe essere più significativo di questo, aveva detto Silvia Russo, segretaria provinciale della CISL, nell'annunciare l'iniziativa fuori dai cancelli della fabbrica valdarnese. L'obiettivo è quello innanzitutto di iniziare nel nostro territorio provinciale la raccolta di firme per la legge di partecipazione popolare, proprio di iniziativa popolare sulla partecipazione che la nostra sigla sindacale di livello confederale fin dal nazionale sta cercando di fare in tutto il territorio nazionale, ovvero prendere le firme perché si attui l'articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda in maniera complessiva. E quale posto migliore di questo? La FIMER, che ci sono dei problemi gravissimi sui quali i lavoratori non sono stati coinvolti fin dall'inizio e deve, per sicuramente, se ci fosse stato questo tipo di legge, ci fossero stati degli accordi con la cui previsione fossero stati coinvolti i lavoratori e le sigle sindacali, probabilmente avremmo evitato di arrivare a questa situazione. Quindi raccogliamo le leggi, raccogliamo le firme, oggi per la prima volta cominciamo da questo luogo che diventa un simbolo per la lotta che i lavoratori stanno facendo per riconquistare il diritto a lavorare, cosa che questa azienda, la proprietà di questa azienda sembra voler negare ai propri lavoratori.